Giulia De Lillis, è tempo di cambiamenti. Per la beauty influencer si prospetta un periodo di cambiamenti e novità. Cancelletto Giulia De Lillis e cancelletto Andrea Damante si sono solo lasciati. La notizia della fine della loro liaison è arrivata tramite un Instagram Stories. Giulia, per comunicare la rottura con Andrea, ha chiesto silenzio e rispetto ai follower, dicendo che la colpa è stata di tutti e due. Alcune malelingue invece sono arrivate addirittura a pensare che i due siano vicini alle nozze e che la rottura sia solo una strategia per racimolare più visibilità. Purtroppo però per la beauty influencer, dopo la rottura con il DJ veronese, è tempo di cambiamenti e nella giornata di ieri, sempre tramite il suo profilo Instagram, in una storia ha dato il suo addio alla città di Verona postando uno scatto che ritrae la piazza principale, dove aveva vissuto con il suo ragazzo. L'ex compagna di Andrea cerca così di voltare pagina e di zittire tutte le voci di corridoio. Ricordiamo che la coppia si era conosciuta a Uomini e Donne quando Damante era un tronista e la sua scelta ha fatto sognare un po' tutto il pubblico da casa. Erano diventati una delle coppie più amate e seguite dal pubblico da casa e sul web. Proprio attraverso il popolo social, la De Lillis era stata sostenuta e incoraggiata durante la sua partecipazione all'ultima edizione del Grande Fratello VIP. Il web si scaglia contro Andrea Damante. Giulia De Lillis è un personaggio molto amato e seguito sul web. Dopo l'annuncio della fine della storia con Andrea Damante, nonostante abbia chiesto silenzio il popolo dei social per sostenerla, sembra che in queste ore stia prendendo di mira il suo ex ragazzo. Ad oggi non si sa il vero motivo per cui i due ragazzi si siano lasciati, ma qualcosa lascia presagire un tradimento da parte del DJ veronese. Proprio per questo motivo la ragazza avrebbe detto basta e i suoi follower se la sarebbero presa con Andrea. Anche la sorella di Giulia, con un like ad un commento, avrebbe dato conferma alla storia del tradimento, ma al momento rimane solo un'ipotesi non confermata. Andrea Damante, dopo varie accuse, avrebbe scelto di rispondere ai tanti commenti, spiegando la sua versione dei fatti e ribadendo che la decisione della rottura non è avvenuta in questi giorni, ma bensì molto tempo prima. In attesa di nuovi chiarimenti in merito alla vicenda che sta appassionando milioni di curiosi, ci auguriamo che non vengano fatti ulteriori processi via social, perché non fanno altro che peggiorare la situazione tra i due.